Sto andando a Milano per un tour insieme a Frida. Andremo a vedere una Milano colorata. Il titolo del tour è I colori di Milano, street art con l'autore. E faremo un giro di street art. È un tour organizzato da Milano Sguardi Inediti e da Milano Arte. E andremo a vedere tre tappe. Incontreremo uno degli autori della street art di Milano che è Ascanio. Vi porto con me e con Frida, ci vediamo dopo. Purtroppo c'è un tempaccio e speriamo che passi. L'incontro è alle 2:30, nel frattempo sono venuta qua in Gaia Olenti per mangiare qualcosina. A me manca questo posto, ci passavo tutti i giorni per andare al lavoro. E sto facendo questo video con la Action Cam che mi ha mandato Fluid Form. È una Eagle 4K e quindi oggi la testo, vediamo come vengono i video. Eccomi, sono arrivata e ha smesso di piovere per fortuna. Ora il primo punto che andiamo a visitare è Via Ardigò, è un murales di Ascanio dedicato a Iannacci. Ora andiamo a vederlo. Ciao. Perfetto, allora, prima di dire tutte cose sui tempi, ah, sì? L'introduzione c'è già. Meglio. Perfetto. Esatto, sono Ascanio, vengo da Cuba, sono un pittore, un muralista, un serigrafo, vivo a Milano da quasi 5 anni. Sa che dall'inizio vengo un po' portando questa tradizione della pittura murales per mio padre. Sono un figlio d'arte, mio padre è un insegnante di storia dell'arte all'Università di Cuba, quindi mi sa che la famiglia ha questa vena, no? Nel sangue, questo amore per l'arte. Arrivo a Milano e mi danno questo compito di fare un murales su Iannacci. Ma chi è? Ma guarda, sono ignorante, no, vengo da Cuba, non sono ignorante, devo capire chi è Iannacci. Adesso prima devo capire, prima imparare l'italiano, dopo il milanese, esatto, dopo il milanese conosce il concetto di questa canzone, no? È una canzone bellissima, che l'ho capita dopo. Esce quest'idea, inizio un po' a capire chi erano le persone che potevano collaborare con me su questo muro e cerco dei professionisti, anche le studenti dell'Accademia di Belle Arti. Dopodiché mi chiedono a Ascanio fai il muro del viaggio e me lo chiede Maran, l'assessore Maran. E niente, ho fatto il muro del viaggio, come vedete qua, ma ho coinvolto anche tante persone a partecipare in Andiamo questo vicino, muro. facciamo vedere Andiamo le firme. vicino. Parte del mio murale, quindi ho fatto filmare, ho creato questa domanda: qual è la parola che hai in mente prima di fare un viaggio? Ma facciamo questa valigia non piena di vestiti, facciamo una valigia piena di pensieri. Ma domani riesci a passare con più tempo? Così scrivi qualcosa? Benissimo, domani passo. E passava quella persona e scriveva sul muro. Era quello l'interessante del lavoro. Le spiegava il progetto, che è nato prima il progetto di Enzo Iannacci, che è stato l'omaggio a lui, e dopodiché è nato l'idea di dipingere tutta la stazione con, non con la stessa tematica, ma qualcosa che il pubblico che passasse cambiare la sua visione, capito? Passavano la gente, la discoteca, ubriachi. Ciao ragazzi, bel lavoro, possiamo scrivere anche noi? Io no, domani, così si è capito. Comunque vi spiego anche che, vedete questo vino che si ripete, no? Questa è una serie che sto facendo da quasi 4 anni, la serie si chiama Climbing the Future, Escalando il Futuro. E questo vino che si arrampica per arrivare all'obiettivo. Se vedete l'omino non ha un viso, non ha niente, perché mi posso arrampicare io, ma potete arrampicarvi anche voi. E quello è il concetto. Ogni giorno, non so, avere una meta a dove arrivare, no?
quindi è tutto tuo, dall'inizio sì, alla sì, fine? Sì, dall'inizio alla fine. Quanto e quanto è lungo? 200 metri. 200 metri. Cosa? Quanto tempo hai fatto tutto? Tre mesi di lavoro. Abbiamo finito la prima tappa, ora abbiamo preso un tram, ci dirigiamo verso via Morosini, mi sembra. Aspettate che chiedo, scusate. Dove stiamo andando adesso? Qual è la seconda tappa? Stiamo andando al Giardino delle Culture. Via? Morosini. Una bellissima cosa, era uno spazio utilizzato e grazie a una donazione di un privato del quartiere è stato fatto un giardino per far giocare i bambini, è una bellissima opera murale di Millo. Caspita, quante ne sai? Assolutamente sì. Vi presento, lui è Ciao, Cristian. Sono Cristian. Sono Cristian e sì, so qualcosa di Milano perché sono... La prossima scendiamo. Oh, scusami, mamma. Scendiamo si scende la prossima. Ma sì, detto Cristian e sono community managers di Agence Milano, quindi appassionati di fotografia, se amate la fotografia Instagram in Milano, prego e conoscitore di Milano. Veniteci ad adorare, seguiteci su Instagram. E invece qui? Ciao, sono Alessandra del blog Appunti di Consapevolezza, mi trovate su Instagram come Alecialli. Io sono appassionata di street art. Si scende. Si scende. Andiamo. Piove di brutto, però questo posto è bellissimo. Io avrei tanto voluto fare delle belle foto, ma non so se riuscirò a farle. Ve lo faccio vedere, anche se è famosissimo, sicuramente l'avrete già visto altre volte. Questo suo stile unico, misto fra il fumetto e la street art. Il riferimento molto chiaro è al fumetto indipendente, pensiamo a Brian the Brain. Sta diluviando, siamo strazuppi. Ora stiamo passando in via Lincoln, che non conoscevo. È una via con queste casette che sono nate per essere casette degli operai e sono una di un colore diverso dall'altra, sono molto belle. E ci avviamo all'ultima tappa di questa tour di street art con l'autore. Mi sta piacendo tantissimo. Opla. Eccoci, siamo qua con Elena che è una delle menti che hanno ideato questo tour. Ciao! Elena ha un blog che si chiama Milano Sguardi Inediti, esatto. Dove racconti un po' tutte le chicche di questa Milano bellissima, esatto. Giusto? Sì. Racconto un po' di chicche e curiosità su Milano e dintorni. Questo progetto è nato in realtà dalla mia curiosità verso questo mondo della street art che adoro, mi piace. Quindi ero curiosa di scoprire cosa significano le opere, perché spesso cammino, guardo l'opera e dico ma chissà cosa avrò voluto dire quando con questa opera. Allora ho pensato ma perché non organizziamo dei tour in cui appunto gli artisti ci raccontano di persona le loro opere, le loro storie. E questa è davvero la chicca, perché incontrare Ascanio è stato bellissimo. Dai, sono contenta che... ti dà quel qualcosa in più che non è esatto. Un tour normale. E quindi questo era il primo tour, giusto? Sì, era questo è il primo tour. La prima edizione. Per chi volesse partecipare al prossimo? Allora, la prossima edizione è il 13 maggio. Andremo verso i Navigli, alla scoperta appunto di alcuni percorsi inediti dei Navigli, con Artcademy, che è un'officina collettiva di artisti. Per iscriversi bisogna inviare una mail a tour@milanoarte.net. Ok, mi sono arrivato il tram. Ok, ciao! Eccoci, la terza e ultima tappa è a Piazzale Repubblica e più precisamente nella stazione del passante ferroviario. E ora ci mostreranno un'altra opera di Ascanio e poi andremo a visitare Arte Passante, che è un'associazione che si occupa di arte ma anche di teatro e di danza. Comunque sì, è mascherare una persona dopo che entra in metropolitana. Come una persona riesce a mettersi una maschera per entrare nella metro e diventa un'altra persona. Quindi per me era quello, riuscire a mettere una maschera a quella persona, perché fuori è una cosa, quando entra in metropolitana
solo guarda il cellulare e non guarda nessuno. Per me è una maschera che si mette la persona sulla faccia per creare un personaggio. In realtà ci sono questi uomini che non so, scalano per riuscire a togliere quella maschera, quella persona che diventa se stessa, no? La parola che hai in mente, quindi dai, metti qualcosa lì, quindi la persona che passavano i passanti scrivevano qualcosa lì su dentro dell'omino. Fretta, opportunità, scoperta, paura. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima volta. Perché questo è il passaggio ferroviario. Ok.